Paolo Scaramuccia, responsabile nazionale delle cooperative di comunità. Cos'è questo Centro Italia Reloaded? Qual è lo spirito? Allora, Lega Coop ha voluto dare il proprio contributo grazie alla solidarietà di tutti i cooperatori e delle cooperative aderenti per rilanciare appunto ripartire non solo dalla ricostruzione fisica e materiale del territorio, dei territori colpiti dal sisma, ma ha voluto dare un segnale alle comunità, andando a finanziare quello che è un rilancio economico e sociale di quelle realtà che rischiavano con il terremoto di disgregarsi, di spopolarsi e di perdersi, mentre con questo bando vogliamo andare a dare a queste comunità l'opportunità di puntare sulle proprie eccellenze, sulla propria storia, la propria cultura, il turismo, l'enogastronomia, tutto quello che le ha rese famose nel mondo senza dover andarsene da qualche altra parte, ripartendo proprio dalla ricostruzione, dalla rigenerazione dei legami, della collettività, e dal fatto di essere uniti in un progetto più coeso e sicuramente più sfidante rispetto alla ricostruzione fisica degli spazi, dei palazzi, degli immobili, che più volte è importante, non è sufficiente a rilanciare un territorio. Grazie. Andrea Bernardoni, settore economico della Lega Coop Umbria. Centro Italia Reloaded, particolarità di progetti, start-up, che vengono seguiti prima, durante e dopo per il rilancio del territorio colpito dal sisma. Ci dice qualcosa di più? Assolutamente sì. Allora, Centro Italia Reloaded è un bando che mette a disposizione 235.000 euro per iniziative o di recente costituzione o che si costituiranno in seguito all'uscita del bando. Iniziative di natura cooperativa, in cui giovani si aggregano per realizzare nuove attività economiche e sociali nelle aree colpite dal sisma. L'obiettivo di questo progetto è quello di dare un contributo alla ricostruzione del tessuto economico e del tessuto sociale nei territori danneggiati dal terremoto, perché altrimenti corriamo il rischio che quando avremo ricostruito per intero le città, le scuole, le strade, saranno morte le attività produttive, le attività economiche, le attività sociali. Quindi il bando vuole provare a stimolare le progettualità presenti nei territori, dando un'opportunità a chi ha un'idea. Noi come organizzazione supporteremo tutti i progetti con l'obiettivo di andare a guardare i primi che saranno quelli premiati, ma poi di supportare anche con consulenza gratuita i secondi, i terzi, i quarti. Grazie. Sindaco Cardarelli di Spoleto, questa iniziativa della Lega delle Cooperative, che è Centro Italia Reloaded, che ne pensa? È un'iniziativa estremamente importante, importante per due fattori. Un fattore è quello legato alla solidarietà. È importante sapere che c'è un'organizzazione come quella della Lega delle Cooperative che è attenta alle necessità dei territori, soprattutto questi che sono stati duramente colpiti dal terremoto. Ma c'è un altro fattore estremamente importante, è perché è un'iniziativa che tende a ripartire, a ricostruire, a ricreare le condizioni affinché soprattutto i giovani possano intraprendere. E devo dire la verità, purtroppo è una delle rare iniziative che il mondo industriale è capace di mettere in campo e che fino adesso ha dimostrato di mettere in campo. Per cui sono particolarmente grato alla Lega delle Cooperative e spero che questo suo esempio sia seguito anche da altre associazioni di categoria. Grazie.